Cari amici di Turismo Verde, mi trovo nella Presila Catanzarese a Taverna. Siamo venuti qua per visitare il museo civico appunto di Taverna, quindi non mi resta che augurarvi buona visione. E sono arrivato all'interno di un luogo magico veramente di Taverna, il Museo Civico, ad aspettarci Maria. Buongiorno Maria. Benvenuto Massimo. Allora, Maria, tu fai parte innanzitutto di una cooperativa che gestisce proprio insomma il museo, no? Spiegaci appunto di cosa vi occupate nello specifico. Allora, siamo la cooperativa Arte e gestiamo appunto i servizi del Museo Civico, quindi la biglietteria, le visite guidate, insomma l'accoglienza al pubblico. Diciamo innanzitutto, il museo è sempre aperto, quasi insomma sempre aperto durante la settimana, e quindi già rivolgiamo un invito ai nostri telespettatori per appunto venire a visitare questo luogo qui a Taverna, perché veramente ne vale la pena e tra poco lo potrete notare attraverso le nostre immagini. Ci troviamo all'interno appunto del museo, dove dicevo non sono solamente custodite le opere di Mattia Preti, ma anche di altri artisti, vero? Allora, innanzitutto è un luogo storico perché comunque ci troviamo all'interno di un complesso conventuale dei frati domenicani, adibito a museo civico, appunto percorreremo la galleria d'arte contemporanea e la sezione d'arte antica, e il percorso è un percorso cronologico, quindi partiremo dagli anni 60, quindi dal Novecento, per arrivare poi all'opera pretiana. Una struttura imponente che risale al 1450 e insieme alla chiesa di San Domenico, che poi è il fiore all'occhiello perché è denominata appunto la Pinacoteca Pretiana. E quindi non mi resta che augurarvi buon proseguimento con questa puntata. Tra gli artisti, tra le opere ovviamente degli artisti che troviamo all'interno del Museo Civico di Taverna, ci sono quelle di Francesco Guerrieri, artista calabrese. Alle spalle di Maria sono proprio custodite alcune opere, vero? Sì, una selezione di opere. Ci troviamo esattamente in una sala proprio dedicata a Francesco Guerrieri e all'artista anche Lia Drei, che erano una coppia anche nella vita. Due artisti che negli ultimi anni poi ritornano in Calabria, proprio perché lui appunto era originario di Borgia, e hanno donato una cospicua selezione di opere. Naturalmente il Museo Civico non ha solo questa galleria, ma c'è anche un'altra sezione che è stata aperta di recente, con 200 opere di artisti contemporanei. Quindi è un riferimento sicuramente anche da questo punto di vista per l'arte contemporanea, quindi c'è questa continuità di Taverna nell'arte, insomma, anche insomma, dal 600 fino ad oggi, in effetti. Ci sono state molte donazioni, no? Da parte dei vari artisti e degli eredi. Degli eredi, in effetti Lia Drei poi ha donato anche le opere del padre, essendo figlia d'arte, quindi abbiamo anche le opere di Ercole Drei, questo scultore vissuto tra la fine dell'Ottocento e morto negli anni 70, originario di Faenza, quindi non calabrese, e quindi abbiamo sculture e anche bozzetti di questo artista che adesso andiamo a vedere. Troviamo tra alcune sculture dell'artista Ercole Drei, vero Maria? Sì, uno scultore appunto, ma anche pittore italiano, vissuto come vi dicevo tra la fine dell'Ottocento e gli anni 70. Abbiamo qui una selezione di sculture sia in gesso che in bronzo. Particolare è la Primavera di Ercole Drei, che ritroverete anche nel percorso esterno, perché il Museo Civico di Taverna non si chiude, diciamo, all'interno di queste mura, ma anche continua nel centro storico con il Museo d'Arte Contemporanea all'aperto. Quindi all'esterno, nella piazza del Popolo, c'è la scultura in bronzo che è proprio ricavata dall'originale in gesso di Ercole Drei. E ancora non è finita qua da Taverna, continuate a seguirci.
insieme a parlare delle opere di Mattia Preti. Qui ci troviamo appunto, siamo circondati tra alcune delle opere. Sappiamo che le opere di Mattia Preti sono centinaia, 500, vero Maria? In tutto il mondo e in tanti musei appunto nel mondo. Dovremmo dire, per chi non lo sa, che Mattia Preti è nato qui a Taverna, in effetti, nel 1613, e la cosa singolare di Taverna è che sono conservate tantissime opere di quest'artista. Di solito nella città natale è difficile trovare tante opere, perché appunto a Taverna c'era un seggio di nobili che governava la città e chiede all'artista ormai famoso realizzare queste opere per gli altari nobiliari. In effetti qui nel museo però le opere che andremo a vedere, abbiamo per esempio alle nostre spalle un bozzetto molto prezioso sono i santi Pietro e Paolo. Praticamente questo bozzetto viene realizzato nel momento in cui Mattia Preti si trova a Modena per realizzare gli affreschi della chiesa di San Biagio. Viene contattato dal Guercino, questo grande maestro, tra l'altro a Taverna abbiamo fatto una mostra appunto dedicata a Guercino, e la cosa singolare che vedrete nel museo è che all'epoca si utilizzava anche riciclare in qualche modo le tele, riutilizzarle, e in effetti sotto il dipinto è emersa l'immagine di un altro santo che possiamo vedere qui in questo pannello. Poi abbiamo anche altri bozzetti sempre di Mattia Preti, bozzetti sia pittorici che disegni, e poi un'opera molto importante, il San Girolamo, per l'esattezza acquistata dalla Banca del Catanzarese, che è in esposizione quindi nel museo come collezione permanente. È un'opera che rappresenta appunto questo santo chiuso all'interno di una grotta in penitenza. Quindi San Girolamo, quindi dottore della Chiesa, colui che ha tradotto quindi i testi sacri, quindi in effetti è rappresentato con i simboli, quindi la croce, il calamaio, il libro, e a terra quindi le vesti e il cappello, quindi con questo rosso che è tipico anche della tavolozza di Mattia Preti. Come state vedendo, sono diverse le sculture custodite all'interno del Museo Civico di Taverna, come queste che si trovano alla mia destra. Sì, parliamo di opere che appunto erano conservate all'interno del convento, che rappresentano i padri domenicani. Molto belle, quindi sculture lignee, c'è questa tradizione della scultura lignea e della lavorazione in particolare dell'intaglio, che vedremo poi in particolare nelle chiese, perché gli altari hanno queste macchine barocche riccamente decorate, sono uno spettacolo. E le sculture, quindi padri domenicani, San Domenico, San Tommaso d'Aquino, molto preziosa la lavorazione dei mantelli a graffito con la foglia d'oro. E qui stiamo percorrendo proprio una parte di una sezione del museo, questa galleria, dove ci sono, oltre alle opere di Mattia Preti, i suoi disegni in particolare, c'è una bellissima opera di Luca Giordano, che è un altro artista napoletano, quindi del 600, molto importante, e nello specifico è rappresentata proprio la circoncisione di Gesù. Senti Maria, a molti telespettatori che ci stanno seguendo, vedendo queste belle immagini, sicuramente gli starà venendo voglia di venire a visitare proprio il Museo Civico di Taverna. Come devono fare? Cioè, come contattare il museo, gli orari, quando siete aperti? Diamo anche delle informazioni, no? Logistiche. Anzi, ne approfittiamo di questa occasione e ti ringrazio nuovamente. Allora, noi siamo aperti da martedì a domenica, quindi lunedì è chiuso dalle 9.30 alle 12.30, e adesso faremo l'orario estivo, quindi anche dalle 16 fino alle 19, anziché le 18. Trovarci su Google Maps, insomma, è raggiungibile, Taverna nella Presila Catanzarese, non Taverna di Cosenza, e il numero, posso dare il numero di telefono, quindi è il 346 60 97 011, quindi chiamando a questo numero potete quindi avere tutte le informazioni. Noi rispondiamo pure di notte, quindi siamo sempre collegati. Insomma, sono veramente
squisiti nell'accoglienza e in tutto. Continuate a seguirci con questa puntata di Turismo Verde qui da Taverna in provincia di Catanzaro. Ancora altre opere, ancora sta continuando il nostro percorso qui all'interno del Museo Civico di Taverna. Alle mie spalle una grande opera di Mattia Preti che ha tra l'altro una storia un po' particolare, un vissuto un po' particolare, o no? Sì, in effetti questa è una delle sale più importanti, dedicata ai fratelli Mattia e Gregorio Preti, entrambi pittori, perché Gregorio Preti è più anziano di lui di 10 anni, però è il suo primo maestro, perché Mattia Preti da Taverna parte all'età di 17 anni e va a Roma, e il fratello aveva una bottega. Quest'opera ha un vissuto particolare perché parliamo di un'opera salvata in effetti all'interno del museo, perché era conservata nel convento dei Padri Cappuccini, che non esiste più. Quindi è rappresentata la Madonna degli Angeli con San Michele Arcangelo e San Francesco d'Assisi, una tela che probabilmente era all'interno della chiesa di questo convento, dedicata a San Michele, quindi per questo noi troviamo anche l'immagine. E poi è stata conservata per un certo periodo nella chiesa di San Domenico. La storia dice che negli anni 70, 1970, furono rubate le opere di Mattia Preti di notte all'interno della chiesa e per fortuna ritrovate dopo 2 anni tra Londra e Crotone, quindi questa è stata anche rubata. Questo quindi è un anticipo di Mattia Preti, perché adesso poi ci spostiamo nella chiesa di San Domenico e lì troveremo il suo autoritratto, troveremo tantissime opere dell'artista. Troviamo, come state vedendo, all'interno della chiesa di San Domenico qui a Taverna, veramente meravigliosa. Sì, appunto, la chiesa monumentale in effetti di San Domenico, denominata la Pinacoteca Pretiana, proprio perché le tele conservate in questi altari lignei, queste macchine diciamo barocche, sono di Mattia Preti per la maggior parte, tranne un'opera di Gregorio Preti e un San Domenico da Soriano che non è attribuito a Mattia Preti. Le tele appunto sono sue, sono altari nobiliari, quindi i nobili chiesero a Mattia Preti, che era a Malta, di realizzare queste opere. Sono tante, quindi in rassegna abbiamo il martirio di San Pietro da Verona, il miracolo di San Francesco di Paola, il San Sebastiano, che è un'opera bellissima, tra l'altro nel museo c'è appunto anche il bozzetto di questo dipinto, e cosa da dire anche che San Sebastiano è il nostro santo patrono, quindi questo è l'altare proprio anche comunale. Ed è un'opera anche significativa perché durante il restauro hanno lasciato quindi lungo il bordo, quindi la traccia del famoso furto che vi dicevo degli anni 70, quindi si vede proprio questo sfregio che fu fatto alle opere, perché furono quindi tagliate dalle cornici e trafugate. Questa invece
invece una delle prime opere che i due fratelli Mattia e Gregorio Preti quindi inviano a Taverna, un'opera che originariamente era conservata nella chiesa di San Nicola, dove appunto si riconosce la mano dei due pittori, perché è rappresentato San Nicola e poi San Gennaro. San Gennaro è la mano proprio del fratello di Gregorio Preti. San Nicola invece si riconosce quindi il talento del Mattia Preti, quindi giovanile, che poi insomma diventerà un grande maestro. Come state vedendo, siamo davanti all'altare, alle nostre spalle in alto il Cristo. Sì, la palla del Cristo fulminante. Questa è una delle opere più belle di Mattia Preti conservata a Taverna. Vediamo questo Cristo in alto con la Vergine che con le sue mani cerca, come dire, di calmare l'ira di questo Cristo, mentre sul globo terrestre San Domenico, perché appunto la chiesa, come vi dicevo, è dedicata a San Domenico. Naturalmente nella chiesa non abbiamo solo le palle d'altare, ma tutto un tripudio in effetti di opere d'arte, perché anche la parte in alto vediamo questi affreschi attribuiti a Zoda, siamo inizio Settecento più o meno, e sono le storie di San Domenico. Poi un'altra piccola particolarità sono anche questi paliotti d'altare in scagliola, fatti da questa scuola di scagliolisti di Fra Silvestro da Bologna, che era attiva in quel periodo appunto a Taverna. L'autoritratto di Mattia Preti, ovviamente, come non parlarne, come non soffermarci su quest'opera? Sì, questa è la pala del San Giovanni Battista, per l'esattezza la predica del San Giovanni, con l'autoritratto dell'artista. Quindi Mattia Preti, che si trovava appunto a Malta, all'epoca quindi decide di fare questo dono alla città natale, perché questo è proprio l'altare della famiglia Preti. Lui, con i soldi ricavati dalla realizzazione di un altro dipinto, che era il patrocinio di Santa Barbara, chiede di poter edificare un suo altare, dove si rappresenta nelle vesti di Cavaliere di Malta. Lui era, quindi faceva parte appunto dell'Ordine dei Cavalieri, si rappresenta con i suoi strumenti, quindi il pennello e la spada per i suoi meriti appunto anche di militari, e rappresenta il San Giovanni che è il protettore dei Cavalieri di Malta. Un'opera quindi significativa, molto importante. Quando si cerca appunto l'immagine di Mattia Preti viene fuori proprio questa immagine e la trovate qui. Naturalmente noi abbiamo fatto vedere alcune cose, poi vi invitiamo a venire qui, a venire a trovarci, come abbiamo detto prima siamo aperti, ritorniamolo a dire, siamo aperti appunto da martedì a domenica, abbiamo il nostro numero di telefono, ve lo ripeto, 347 6097 011, però siamo anche su Instagram, su Facebook, quindi oggi siete sempre più tecnologici, quindi ci trovate quindi in questi canali, che dire, vi aspettiamo. Grazie Maria, veramente sei stata squisita, ci vedremo sicuramente presto, perché ritorneremo sicuramente con le nostre telecamere per riprendere altri luoghi, altri scorci insomma di Taverna, con la sua arte. Va bene, noi vi aspettiamo. Continuate a seguirci, perché siamo arrivati quasi alla conclusione di questa puntata. Ancora qualche scorcio di Taverna e poi andremo in sigla. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Turismo Verde. Siamo stati a Taverna, come avete visto, quindi vi abbiamo fatto conoscere e vedere un altro bel luogo della nostra Italia. Grazie come sempre per averci seguito. Alla prossima puntata.